Sì, questo fa parte del lavoro che facciamo, oltre alla parte tecnologica. Voi sapete che noi insomma, siamo sempre impegnati, nuovi strumenti, presentiamo continuamente delle cose, donazioni spesso. E in questo caso qua si lavora proprio su un qualcosa di diverso. Finalmente lavoriamo su una parte di umanizzazione che riguarda nel caso specifico i bimbi, perché anche loro purtroppo sono soggetti malattie gravi, impegnative, che necessitano di radioterapia. Qui la radioterapia non è un ambiente particolarmente gradevole per nessuno. Se lo rendiamo più umano, più vivibile, e in questa maniera lo rendiamo davvero vivibile, penso che sia una cosa, un grande dono per la città. Da direttore di questa azienda devo dire che la città di Modena, la provincia modenese, non ci fa mancare supporto mai. Noi abbiamo davvero la cittadinanza che vive anche in funzione della sanità pubblica, e questo è un qualcosa che noi dobbiamo mantenere e stimolare ulteriormente. Modena è ancora una terra di valori profondi, e quando la sanità ha un problema trova Modena, trova la sua comunità, e anche in questo caso trova umanità, trova impegno, trova generosità. E credo che questo progetto sia un progetto molto molto importante, perché va a incidere su un percorso di vita dei nostri bambini. E credo questo sia un elemento doppio: sostegno, passione e soprattutto vicinanza della comunità alla sanità pubblica universalistica, che offre servizi di qualità. E credo che dobbiamo ringraziare tutto questo patrimonio di personale che sta lavorando qui ogni giorno per dare salute, per dare vita. Significa che è un percorso che è già etablito da anni nel policlinico per aiutare i bambini a fare il percorso che devono fare per la loro malattia, per renderlo ancora più piacevole in un modo di gioco. E significa anche che dimostra che c'è tanta, tanta motivazione intrinseca, perché questo è un progetto che è nato veramente di tutti gli operatori, i tecnici della radioterapia, che l'hanno diffuso in tutto il policlinico e sono riusciti a attivare tanta energia nel territorio per farlo diventare realtà. C'è già un percorso molto molto elaborato per accompagnarli dalla neurochirurgia tipicamente, attraverso la riabilitazione con il supporto psicologico dell'ospedale, fino a questi trattamenti tra oncologia medica e la radioterapia. Quindi aumenta ancora la potenza di questo percorso, ma questo percorso è stato etablito e diventa ancora più bello così. Sì, tantissime emozioni, perché vedere un progetto sulla carta e vederlo realizzato, e soprattutto questi video in anteprima che abbiamo visto, davvero portano un'emozione fortissima, ma credo che l'emozione più forte sia quella di poter far sì che i bambini che purtroppo vengono qui abbiano davvero un sorriso, e credo che qua lo acquisiscano sicuramente. La Panathon si occupa principalmente di sport, soprattutto rivolto alla disabilità, ma questo progetto era troppo importante per non, come dire, cercare di concludere, come dire, dalla carta al progetto. E quindi, allora, ci sono diverse persone, soci Panathon, e poi all'interno del Panathon abbiamo tantissimi amici, tantissimi singoli che peraltro si sono autoproposti, diciamo così, per essere inclusi all'interno di questo progetto, perché io l'ho presentato il 5 maggio in una serata che Panathon ha fatto all'autodromo in occasione di una certa iniziativa, e lì ho presentato così a questo progetto, senza poi avere in mano chissà quali carte da giocare, no? Però sentir parlare di un progetto che avrebbe reso i bambini meno tristi, diciamo, nell'affrontare la cura, ha mobilitato. Io mi sono data, come noi ci siamo dati come tempo, il 30 dicembre, no?
In realtà dopo un mese e mezzo eravamo a già 22.000 euro e a settembre abbiamo raggiunto i 38.000 euro, quindi questo movimento di persone che hanno veramente capito cosa significa fare del bene alla sanità. Per noi è un giorno importantissimo perché finalmente il sogno si avvera. Per chi ci conosce, il Team Enjoy organizza degli eventi a Modena per poi finanziare questi piccoli progetti all'interno della pediatria in generale a Modena, e anche abbiamo fatto anche dei importanti progetti anche in ambito nazionale. Un ringraziamento va a tutti quella filiera che ci ha coinvolto in questo bellissimo progetto. Noi siamo contentissimi di questo per portare ancora un po' di sorriso a questi bambini. The Lumen è la società che attraverso collaboratori che sono fedeli a The Lumen sviluppa progetti di umanizzazione anche in questo caso. In realtà noi ci occupiamo soprattutto di sviluppo 3D, video 3D, è comunque un laboratorio di idee che attraverso alcuni collaboratori, appunto, ripeto, hanno avuto modo di sviluppare questa installazione. Spasso con Tommy, quindi, dove Raul Battilani, che è il mio socio, si è occupato della parte creativa, della parte appunto delle immagini, costruendo anche, dando vita anche a Tommy, che è il personaggio. Laura in realtà si occupa della comunicazione e dopo le cederei un attimo la parola. Antonella Battilani ha dato vita ai personaggi con i disegni, quindi con la creazione dei personaggi, e quel signore ha scritto le storie. Sì, The Lumen, appunto, come ha detto Angelo, è un laboratorio di idee, abbiamo tantissime persone che lavorano per noi e con noi e su questo progetto siamo estremamente orgogliosi di farne parte, perché è stato eticamente uno dei più bei lavori che abbiamo fatto per dare un po' di gioia in un momento difficoltoso, e quindi speriamo che questa cosa qua sia un là per fare altre attività all'interno con l'ospedale, per cercare di mettere a disposizione la nostra tecnologia, la nostra creatività anche in progetti come questi per fare del bene. È fondamentale perché ci aiuta nel percorso di cura, che è un percorso di cura che accompagna i bambini durante tutto l'iter di trattamento, e con questo strumento davvero è possibile avvicinarsi al trattamento radioterapico riducendo moltissimo il distress emotivo che un bambino può avere in un ambiente come questo. Sono trattamenti quotidiani che vengono fatti ogni giorno, di non lunghissima durata, ma per un bambino possono rappresentare una difficoltà perché c'è la separazione dal genitore che deve aspettare fuori, dell'unico ambiente in cui non può entrare insieme al genitore, e perché è un ambiente non noto, quindi tutto il lavoro dell'equipe serve a accompagnarlo e accoglierlo, riducendo il più possibile il disagio e le difficoltà che questo può comportare. E questo strumento davvero rende più accessibile e più accogliente questo ambiente. In Italia si ammalano quasi 1.500 bambini all'anno di tumore e 800 adolescenti. A Modena noi curiamo ogni anno come nuove diagnosi dalle 25 alle 30 bambini o adolescenti. Non tutti necessitano di radioterapia, molti la necessitano. La radioterapia è un presidio fondamentale nell'oncologia anche dei bambini. Noi siamo orgogliosi ovviamente di avere una radioterapia a misura di bambino, come anche questo progetto ovviamente ci ha dimostrato, non soltanto nei termini dell'efficacia della cura, ma anche nella qualità della cura. La radioterapia si fa sia da ricoverati, sia come cura di day hospital. Alcuni bambini molto molto piccoli hanno bisogno di sedazione per poter applicare questa terapia, che deve essere fatta assolutamente da fermi. È una terapia quotidiana, dura molte settimane, molto spesso, dura poco tempo, ma comunque o sedazione o comunque andare e venire da ricovero o da casa implica ovviamente uno stress emotivo di organizzazione familiare. Avere la possibilità di avere uno strumento come questo che possa anche ridurci il numero delle sedazioni, cioè fare in modo che il bambino possa essere di stato tranquillo durante una terapia indipendentemente dalla necessità di una sedazione farmacologica, è un ulteriore obiettivo che va verso una qualità della cura e del bambino. Noi siamo molto fortunati in oncologia pediatrica. La percentuale di guarigione dei tumori, grazie a una intensificazione delle terapie e alla sinergia delle terapie, come appunto anche la radioterapia, la chemioterapia e la chirurgia, ormai oggi raggiunge più del 70% dei casi dei tumori infantili. Non ci fermiamo qua, 70% non ci basta, e tutti questi strumenti che vengono messi in atto servono appunto per raggiungere quell'obiettivo che noi vogliamo raggiungere, il 100%.